un secondo che devo sistemare effettivamente un po' meglio qua il filtro antipop per evitare di ritrovarmelo sul petto. E voilà. Signore e signori, non solo, buon pomeriggio, bentornati su Marco Place. Anche quest'oggi, forse per l'ultima volta, con Road to Double Before Crime After Death Extra Edition. O meglio, dubito che sarà l'ultima volta perché immagino che tutte le varie storie extend saranno non troppo corte, però vediamo effettivamente. Perché sì, la scorsa volta che è successo, la scorsa domenica quando ho fatto la puntata improvvisata, ho terminato, sono riuscito a fare quasi tutte le scelte giuste, perché la prima l'ho sbagliata, la prima all'inizio l'ho sbagliata. Il bello è che il titolo della parte era meno 3, nel senso che 3 se ne erano andati, Kazami, Watase, Furio Kita. Cioè, bello come titolo, molto rassicurante. Perché sto perdendo così tanti frame adesso? Perché c'è questa perdita? Sono tanti, sono tantissimi. Allora, rimettiti in sesto. Rimettiti verde. Non capisco perché ci sia tutta questa perdita. Ci deve essere qualcosa che sta interferendo in qualcosa. 349 non esiste. Vabbè, continuo. Stavo dicendo, comunque sia, che la scorsa volta ho terminato, perché ho fatto tutte le scelte giuste alla fin fine, dicendo per l'appunto che dovevano salvarsi tutti, e alla fin fine si sono salvati tutti. E anche la discussione tra Natsuhiko e Watase si è risolta bene. Bastava semplicemente scegliere che volevi bene entrambi, essenzialmente. Quindi ho ottenuto l'epilogo perfetto, dove tutti si salvano, dove Yuri neanche viene portata alla Q, dove Watase si redime, dove Kita si redime, e poi con tutto quello che accade l'anno dopo, dove i nostri cari eroi si ritrovano di nuovo a Rokume City, con Watase che è uscito di prigione, che sposterà poi Kazami, Watase, con Jun che si ritrova il fratellone adesso, con Ukita per l'appunto intento a collaborare, con Ena e Miyoko che parlano tra di loro di tutto quello che è successo e anche di continuare con questa con le loro operazioni per poter smascherare anche altre cose che sono similari che sono successe in altre città, nelle altre città segrete, con Natsuhiko, Salio e Mashiro, Yuri che stanno alla grande, direi. Comunque se Natsuhiko ormai alla telecinese, alla comunicazione PC bella, tranquilla. Però comunque sia, sì, che vivono adesso, che tornano da Rokume City dopo molto tempo, perché sono stati anche presso la BC Bureau per vari mesi, dopo gli eventi principali del gioco. Ed essenzialmente è un finale bello, tranquillo, dove rimane un mistero, però effettivamente quello dello spirito, il famoso spirito che si è manifestato, che si è creato grazie all'esperimento di Miyoko e di Yuri, perché stanno così male qua alla livestream, come quanti frame persi, 40... Non capisco perché. Non è che c'è qualcosa che sta venendo scaricato, non lo so effettivamente. Mi sa che devo farla così. Allora, intanto effettivamente controllo come sta andando. Do un'occhiata a come sta andando su Twitch, perché comunque devo verificare anche se va bene di audio. Quindi vediamo un attimo. Perché tra l'altro vi ripeto che le puntate spero di caricarle veramente in questi giorni, che devo caricare ancora tutte quelle altre puntate, però proprio non riesco mai a farlo quando vorrei. Adesso controlliamo un attimo se tutto va bene. Poi tra l'altro nella volta scorsa è successo anche qualcosa di brutto per quanto riguarda un pezzo, mi sa. Devo ancora controllare, non sono neanche riuscito a fare quello. Che, ahimè, quello che è successo è che probabilmente è successo è che una parte dell'ultima live, quella di domenica, è stata senza mio, del gioco sì, ma mio no. Vabbè, intanto andiamo a vedere un secondo qua come sta andando. Quindi un attimo che devo chiudere qua con il microfono e andiamo a vedere. Ok, sembra che vada bene. Il problema qui rimane sempre questa questione qua dei frame persi, ma non so cosa farci, francamente. Anzi, solo un secondo, poi mi controllo. No, non posso controllare da qui come sarà, vabbè, ma un po' si sta riducendo, quindi magari non mi sembra neanche che ci sia questo enorme ritardo, quindi si può fare anche, dai, si può fare. Poi dovrò capire però perché mi è capitato anche durante la live, un secondo che sistemo anche qua, allora, ci sono. Mi è capitato in effetti anche durante la live
per i youtubers, o meglio, che ho notato che il frame era rallentato. Non so per quanto tempo, però ho visto che è successo e verificando poi su OBS ho visto che effettivamente c'erano dei frame persi, non quanti oggi, però vabbè, che si stanno riducendo. Speriamo che mi manca così. Ecco, manco, l'ho detto, è già si ritorna a 0, no? 1442, 0? È quasi 0, vabbè, si ritorna a 40, no? 40% per no, aumento, non perdere troppo. E vabbè, a questo punto, dicevo, oggi cos'è che faccio? Andiamo a vedere le storie extend, il contenuto della extend edition, quindi tutte altre cose che potrebbero aiutare, madonna, 10.000, calmati adesso, che potrebbero aiutare a comprendere meglio certi elementi che non sono stati ancora compresi del tutto. Altre cose, altri aspetti del The Flashback, perché per l'appunto com'è che è iniziato? Sull'elicottero che riportava dal labo tutti i sopravvissuti di questa grande avventura, e con la voce esterna che ha detto: adesso utilizzo ancora una volta la BC, utilizzo ancora una volta la Sense Sympathy e vado a vedere un pochino queste note. E andiamo a vedere, vediamo quanto durano, sono molto curioso di vedere i vari contenuti. E andiamo, perdita qui di fotogrammi o meno. Beh, adesso me ne frego, adesso vai. Ok, devo rivedere un secondo il log. Quindi, ah, ecco che qui, per quanto riguarda le, come fare esplodere le bombe. Ok, è molto tardi. Sì, giusto, giusto. Perfetto. Oh oh, sì. Ah sì, mi ricordo, certo. じゃあ番の駒損が後を引いたな。もう一戦行くかい。いや、完食とはいえ、さすがにそろそろ戻らなければまずい。再戦はまた今度にしよう。じゃあまた来るときはぜひコーヒーの差し入れを頼むよ。うまいって仲間内でも評判でね。 それは良かった。僕の取り柄といえばそれだけだからね。あべ。 Ah, sì, è l'incontro con Miyoko, sì, mi ricordo, sì. Ukita-san. Il secondo, cioè, o meglio, il terzo, quello dopo che si è convinto di entrare nella Q, eccetera. Tenko-hakase. Nani, shirie ni natta keibin to abura o utteta dake desu yo. Eh sì, perché è stato anche cacciato dal team di Miyoko. Toie, scusi, ci cavo subito su Gimasta. Solo solo, ci godo di modo di vasio. Matte, Ukita-san. Questo ricordo, era contraddistinto da una chiave dal menu qua dell'extend. Mi domando perché, cioè, dovrebbe essere un qualcosa importante. E poi, tra l'altro, c'è anche un altro ricordo che è nascosto. Quindi, vediamo. In effetti, però, tutto questo, questa parte l'ho già vista, però perché non mi fa saltare? Ok. Sorede, anata wa nani? Nani mo. Tada, tekisei nōryoku tomo ni futekigō no tame. Ok. Oh, guarda, non lo sai neanche quanto, guarda. Dewa, hakase. Cioè, non lo sapevo, non lo potevi sapere, però. Lo sappiamo, ancora di più dopo aver, cioè, lo lo abbiamo visto col passare del tempo, però ancora di più grazie al finale, grazie alle ultime puntate. Scelta. Scelta in che senso? Quindi verso...
aspetta, questo deve essere perché per l'appunto abbiamo qua risposta 1. Proviamo quella che per l'appunto è più favorevole allo stesso Kita. Vediamo. Leo io ho detto ma kabatte ku kangaekata wa chigatte mo yahari Kita-san. Boku wa ne Tenka Hakase. Moshi kanau nara ba. Deve essere perché sono quelle che si, credo si sblocchino quando tu effettivamente hai fatto varie parti del gioco, che te le dà preimpostate. Ok. Sì, 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 giusto, giusto, giusto. Quelli che poi lo seguivano, sì. Poi la chiamata del capo della Q per pianificare l'incidente. Il falso per l'incidente nel quale Ukita veramente rischiato comunque sì, anche se era per mostrare che era estraneo ai fatti. Ecco per l'appunto. Guarda Ukita, tranquillo, noi ti sottoporremo ad un atto di terrorismo nella macchina. Però tranquillo, potrebbe anche esplodere a causa della benzina cash, ma tranquillo, rimarrai comunque vivo. Ci sarà soltanto un piccolo pericolo coinvolto, ma non nel quale sarei coinvolto, ma tranquillo, rischi soltanto la vita a causa dell'esplosione, tranquillo. Vabbè, controllo un secondo come sta andando effettivamente come qualità. Siamo sempre al 30% di perdita. Adesso aumenta pure. Non so perché però. Non capisco. C'è qualcosa che influenza negativamente, ma non so cosa. Non lo so. È molto instabile. Vabbè, andiamo. Almeno qua si vede, però mi sa che sta andando a 33. No? Eccolo qua. Esatto, ha rischiato veramente di morire. Eccola. Oh no, ha proprio fatto alla Knuckles. Oh no. Adalero Masro, gasolina da! Ed è per questo che poi ho parlato con Natsuhiko per dirgli di stare attento a certi eventi. Ika, yoku kite kure. Daiji na hanashi da. Ok, sembra essere tornato a 60 all'improvviso. Forse era veramente la distanza allora. Forse un po' pura fortuna. Vabbè. Kore kara kimi no mari de okashina koto ga okoru. Kiyū narai. E qui Natsuhiko ovviamente non è che capisce. Però poi ha capito. Oh, si ha capito. Oh, si ha capito. Perché non è andato in loop tranquillo quando ho schiacciato invio? Vabbè. Ok. Ok, sì. L'altro incontro, giusto. E qui la chiamata con Watase. Sì, sono tutti eventi che abbiamo già visto. Però mi domando qual è la parte nuova. Cioè, forse devo cambiare la risposta di Ukita a questo punto. Okay. Sì, 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 va bene. Mm-hmm.
Purtroppo poi qui c'è anche il tradimento di Watase nei confronti di Yukita, perché poi ci sono le morti da parte sia di Yame Dojima e degli altri ricercatori, e a causa sempre dell'effetto del soggetto N. Però Yukita l'ha presa malissimo. Vediamo, sì. Ecco, per l'appunto. Certo che lo prometto. What if you promise to not kill anyone, but the subject then says no? O meglio, nope, visto il suo caso. Povera Nagisa, però. Veramente, comunque sia, il fatto che il soggetto N sia stato Nagisa per tutto questo tempo, beh, proprio, cioè, quando l'ho scoperto nelle puntate, ultime puntate, io, ho sclerato, perché, che cacchio. Vabbè. Che è cambiato qua? Non è cambiato? Ok, salva. Va bene. E allora, ok, ma qui c'è anche una chiave, perciò c'è qualcosa che è... c'è chiaramente qualcosa qui. Ok. Ah, ecco, meglio. Proprio qui lo dice Garbage Collection. Ok. L'ho già visto, questo è da vedere. Posso vedere anche gli altri. Itzika, quanti ne ha Mashiro? E saremo qua per un... E vabbè però, eh. E vabbè però, quante chiavi stanno qua? Oddio. Ma forse le chiavi indicano le scelte fattibili? Può anche darsi. Quanto saremo qua? E vabbè però, anche tu. Quanto saremo qua in effetti, Vindoma, a questo punto? Vabbè, riproviamo sempre di nuovo con Yukita. Vai, salta, tanto. Ok, proviamo qua. La risposta 1. Ah, ecco, perché in effetti è meglio. Se invece vado qua, che succede? Massimo? Non è cambiato niente. Salta tutto quanto. Aspetta, riproviamo. Proviamo un'altra risposta allora. Vediamo un attimo. Ok. Ah, ecco. Quindi, sì, in effetti è vero, vero. E gli altri quindi li salutiamo. Intanto posso anche controllare come sta andando la live qua. Oh, adesso va bene. Quindi era una questione di distanza, mi sa, era troppo distante. Oh, perfetto, ecco qui. Oh, eccoci qua. Allora è così che si fa. Bisogna vedere le scelte. Perfetto. Ok. Scena nuova, questa inedita, Network, alla grande. È buono sapere, avere già, sapere dove bisogna andare a vedere. Vabbè che per alcuni sono un po' più di una, però. Ok. Ah, qui è quando stava ancora lavorando come osservatore di Nasuiko, vediamo. Ukita-san, shikagoro wa nennen コミュニケーターの出生率が上がっている。その理由についてどう思う？che ci sono più comunicatori che troppo. Volevo dire. そうですね。やはり抵抗進化説的に考えると。teoria dell'ortogenesi. E torniamo ai tip. Eccola qui. Ortogenesi. Va bene. La teoria che ogni specie ha
una voglia intrinseca, beh, voglia forse non rende abbastanza l'idea, però comunque sia voglia intrinseca di evolversi certo verso una specifica direzione. E una volta che quella direzione è decisa, gli organi della specie si trasformano in maniera unilineare verso quella direzione. Gli esempi essenziali danno... Allora, gli esempi essenziali che vengono dati come prova di questa voglia istintiva, di questo desiderio istintivo, sono, ad esempio, le dimensioni, in apparenza poco pratiche, dei denti del mammut e delle corna... Vabbè. Però questi tratti potrebbero essere anche usati per supportare la teoria della selezione naturale. Anche se possono sembrare poco pratici adesso, gli animali che hanno vissuto nell'era glaciale e questi adattamenti erano fatti apposta per l'ambiente a quel tempo. Alternativamente, potrebbe anche essere prova della teoria del fuggitivo di Fisherian, della fuga di Fisherian. Ovvero che i tratti esagerati erano per attrarre compagni, o comunque sia partner, diciamo così. Oggi ci sono vari esempi per l'apparizione di questi tratti, e perciò il supporto per la teoria dell'autogenesi sta diventando scarso. Quindi dove puoi andare a parare, Ukita? Quindi la direzione naturale dell'umanità sarebbe quella di leggersi nella mente in ogni momento. Di comunicare telepaticamente, perché vabbè, l'empatia è una qualità già di suo abbastanza rara. A parte nel gruppo qua con Mashiro, Natsuhiko, Yuri, ce ne sono un po'. Kazami anche adesso. Mi aspettavo anche qualcosa di tipo: oh, non ti facevo credente. Ci siamo quasi. Aggiustiamo la camera, via. Ovvero, sentiamo che i comunicatori stanno a quindi intendi che sto aumentando la concentrazione di particelle ad alta energia BC? Sì. Quindi il solo fatto che ci siano comunicatori che praticano BC fa sì che l'atmosfera stessa possa mutare i geni. È una versione molto meno potenziata, drasticamente meno potenziata dell'amplificatore WX, che è quello effettivamente sì, che aumenta l'energia BC a livelli tali, che comporta mutazioni anche abbastanza rapide, però deve essere per l'appunto che le comporta in modo lento, graduale, non lo so. Ah sì, che possono essere più soggetti a modificazioni genetiche prima della Non è una teoria... Cioè è una teoria... No, a parte di scherzo, è una teoria interessante. Ovvero proprio da quando si è scoperto. なるほど。そちらの方が我々にはしっくりきますね。何しろコミュニケーターイコール進化した人類説にはいろいろと突飛な説もくっついてきますから。 Tipo quella che hai provato a sostenere tu. こういう意見もあるようです。コミュニケーターは進化した人間ではない。
もともと太古の時代に存在した。ああ、オリトラのパスタと言ったよね。その旧人類は BC を用いて人々の意思統一を図り、強固な社会を築いた。Perché il vecchio è nuovo nuovo. E questo sembra effettivamente descrivere molto bene certi trend dell'entertainment. Più di quanto potessi immaginare. しかし、BC を用いすぎたため、社会全体で人々の意識が確立化し、個人の自我は消えた。その結果、天災などの突発的事態に対応できず、一気に滅亡した。Sono degli idioti, però scusa. Sì. Da notare la faccia di Miyoko proprio. Che cacchio stai dicendo? La faccia è bellissima. Miyoko proprio. Però sta cacchio stai dicendo? No, sul serio, guardatela. Guardatela. E la musica si rallenta perché? そしてコミュニケーターが増え、BC を使いすぎると、人類の意識は確立化し、non è bello combinare queste teorie, mi sa.従ってこのまま行くと、人類の未来の。Non è bello combinare queste teorie. そういうことに。冗談よ。そうすぐに滅びるものではないと思う。Che poi in realtà lei immagino sapesse già dei problemi causati da BC sulla vita degli utilizzatori, perché ricordiamoci che la BC, essendo mutazione genetica, comporta anche una drastica riduzione della vita della vita. Più uno ha una latitudine molto alta, minore l'aspettativa di vita, ed è per quello che lei stava studiando anche come risolvere questo problema, come curare il cancro, il tumore, perché si tratta comunque di un tumore cancro. Carini. E diciamo che Miyoko per molti versi ha provato a farlo in tutto questo tempo. Ah, proprio la settimana prima. Madonna. Oh. Mm-hmm, sì. Ahimè. E quindi, Ukita. Abbiamo visto tutto di Ukita. Bene, procediamo con gli altri. Aspetta. Quindi... E di Macera a questo punto. Sì. Sì, andiamo. Oh mamma. E qui è quando Natsuhiko era in coma, no? Ma perché non posso saltare in effetti? È strano che non possa saltare. Perché queste parti io le ho già viste in effetti. Io salto. Ok, va bene. Ok. Quindi vediamo. La risposta più verso Yuri, vediamo. Qui, quando tutti sapevano che Yuri era morta, a parte Miyoko, il labo. Ecco qua, quindi andiamo. Andiamo avanti, anche perché non voglio stare troppo a vedere la faccia di Natsuhiko in coma. Ecco appunto, sì, tanto lo sappiamo. No. Ah, basta! Quegli occhi vuoti e vacui! E grazie al cacca che non risponde. Perché non posso saltare? Aspetta, scusa un attimo. Non posso saltare anche le scene, giusto? Ah! Ok. Ah, si termina qui, giusto? Perfetto. E beh, tanto effettivamente queste scene le ho già viste, le abbiamo già viste. Cioè, posso anche... Non è necessario che veda tutto quanto effettivamente. Prima vediamo tutte le altre scene e poi andiamo a vedere le scene nuove.
Eh sì, qui quando Natsuhiko, cioè meglio Nashi andava a trovare Natsuhiko più volte. Tanto adesso posso anche vedere i temi di quindi risposta qua penso sia sempre sì, è sempre quella. Vabbè, qui ovviamente è Mashiro verso Natsuhiko. Allora che ci penso, in effetti come si è risolta la questione di Mashiro, Natsuhiko e Yuri? Vabbè, forse alla fine non è che fosse troppo importante questa. Però ricordiamoci che sto qua ha dato il bacio a Mashiro e comunque sia c'era anche la questione di Yuri che è tornata in vita. Però no, vabbè, ma scherzo a parte, ripeto, non era... Perché c'è questo spazio sopra la mia testa? C'è stato quel momento, sì, e non sappiamo come sia finita, però non è tutta questa grande importanza, dai. C'erano ben altre questioni, tipo Mashiro che è tornata, che è riuscita a vivere, e Mashiro che si è rincontrata con Yuri. Ok. Aspetta, scusa, scusa un attimo. In effetti mi sono perso quella parte là, la devo rivedere poi, perché qui ci sono gli elementi un pochino, un minimo minimo in più. Però, quando ho fatto il test di coraggio... Sì, sì. Di che? Ah, eh sì, le famose sette meraviglie. Ah, ecco! Mi domando se scopriamo grazie a questo chi cacchio è diffuso le sette meraviglie. Perché, come dire, sono state troppo rispondenti alla realtà. Cioè, le varie voci di strada, per una volta ce n'è una che risponde sul serio. Ma tipo, completamente. Purtroppo con lui che sta così. Devo controllare una cosa qua. Sto vedendo un attimo le ultime notizie qua sul coronavirus, giusto per vedere un po'. Ok, ritorniamo qua, va. E speriamo che veramente il 3 aprile è una speranza mia, cioè perché sarebbe la data per l'appunto stabilita più che altro come limite per vedere che cosa succede. Speriamo che il 3 aprile la situazione sia davvero tranquillizzata. Per... non tanto per noi, perché per fortuna, alla fine, sto cacchio di Covid, nella stragrande maggioranza dei casi, non è che faccia molto. Il problema più che altro è per le persone più anziane che hanno già delle condizioni di un certo tipo. Per loro è un problema grosso. E poi per il sistema sanitario, perché a queste condizioni, tra l'altro, sono, siamo saliti. C'è stato un altro aumento di 3.400 casi, purtroppo. Cioè, di registrati già in precedenza, eccetera, eccetera.
Almeno so, i guariti sono aumentati quasi a 2000, altri 500 guariti in più, meno male. E immagino che aumenteranno anche di più nei prossimi giorni, visti anche i numeri elevati di casi che ci sono registrati nei giorni scorsi. Speriamo che la settimana prossima sia quella in cui questi cacchi numeri iniziano a scendere sul serio, senza altro mentre che già siamo a 3400 casi registrati in un giorno, sono una marea, è tantissimo. E speriamo per l'appunto che il 3 aprile possiamo iniziare. Per me sarebbe meglio fare in maniera graduale. Va bene il 3 aprile che magari il campionato ricomincia, i negozi riaprono, però magari per un po', non tanto non vedersi, però continuare a seguire certe misure, perché sennò siamo punto a capo. Cioè, se limitiamo l'infezione con queste misure drastiche, se si tratta di misure drastiche della quarantena, e poi il 3 aprile però ci sono i viaggi della speranza di 300.000 persone che vanno tutte, che tornano a casa, e poi siamo punto a capo sul serio, poi l'infezione riprende e poi il sistema sanitario di nuovo viene collassato, e no, non si può. Quindi magari il 3 aprile sì, però in maniera graduale, tipo contingentale, tipo far sì, a parte il fatto che deve rimanere l'opzione per le lezioni online per un bel po', perché per l'appunto sarebbe meglio far sì che non tutti gli studenti tornino nello stesso momento, poi soprattutto quelli universitari. Vabbè, pausa attualità a parte, torniamo qui. Direi che posso andare avanti qua, quindi... Aspetta, torniamo un secondo qui. Sì, quello del fantasma. Ok, posso saltare anche in effetti, perché tanto... Ah no, c'è un'altra qua! Oh! Ma allora, in effetti, mi sembrava che ci fosse solamente una chiave, forse ce n'erano due. Vabbè. Vediamo in effetti qua la risposta com'è. No, questa è la risposta. Oh, ok. Vediamo un attimino che succede qua allora. Cacchio! E no, questo non si sapeva. Cioè, sono tutte parti che non abbiamo visto nei ricordi originali. Però questa no, non me la ricordavo. Cioè, no, non me la ricordavo. Vuol dire, non c'era. Cioè, o meglio, mi sono spiegato male, volevo dire. E va bene che questa parte non c'era nel ricordo originale, quello che abbiamo visto quando abbiamo fatto con Natsuki quel viaggio delle memorie di Mashin. Però, wow! Pensavo che avesse provato a baciarlo, anche solo per svegliarlo. Il bello è che proprio qua, no? Sì? Ed è qui che Natsuhiko si risveglia. Purtroppo no, io salto qua perché non voglio rivedere Natsuhiko che soffre. E che... no, non voglio rivederlo. Ok. Perfetto. Poi... e ancora. E qui è quando effettivamente vediamo come vive Mashiro. Vabbè, una scena di vita quotidiana dalla parte di Mashiro, con gli occhi di Mashiro. Però quando lei deve comunque cucinare, ricordiamolo, anche per un essere che non esiste. Adesso esiste, ma all'inizio della storia no. Ohayo. Va bene, sì. Ciao Yuri, che non ci sei. Yuri, center the room. Kyou no menu wa hashed potato ni bacon egg. Iwayuru America. Oh, asa. Mm-hmm.
poi la cosa che mi fa impazzire è che effettivamente Natsuhiko ogni anno, sempre all'anniversario dell'incidente del labo nel quale Yuri è diventata, cioè dove entrambi sono diventati comunicatori BC con attitudine S e Yuri però è rimasta al labo, ogni anno Natsuhiko viene letteralmente drogato nel sonno per essere portato là in modo tale che comunque Yuri possa parlare un pochino con lui e anche aggiornare le immagini di lei, perché è per questo che abbiamo Yuri che è uguale a quella che si vede nella route after, perché è lei, perché ha aggiornato la sua immagine. Ah, sì, sì, sì. Appunto. いただきます。Mi domando, sì, mi fa saltare, penso, verso la scelta. Perfetto. Vediamo un attimo. Sì, è che in effetti saltando. Ah sì, l'affetto nei confronti di Natsuhiko. Ah, qui in effetti abbiamo quindi Mashiro che è più onesta nei confronti di se stessa. Natsuhiko, oishii? Oh? Ah, oishii yo. So, yakatta. Yakatta. Facciamo anche qua. Saltiamo verso la scena. Ok. Risposta. È bello avere le risposte già comunque già fatte. Ne, Natsuhiko. Quale? E la musica si fermò anche. Yuri to issho ni 3 nin de koko o kakemawatte ta koro no koto. Vediamo come va. Ah, mochiro. Ok. E meno male che Yuri qua. No, giusto, Yuri non è in casa. Cioè, non è in giardino, sì. Non è al parco, in casa, giustamente. Nella testa di Natsuhiko è in casa. No, scusa. Mashiro! Calma! Cioè, gliel'hai detto così? Ma anche io, cioè. Infatti. Quindi Natsuhiko si è scordato in qualche. Però Natsuhiko には Yuri がいるじゃない。おー。Cioè, だから、そういうことだよ。Posso sentire la tristezza nelle parole di Mashiro. Posso sentire, o comunque sia, quanto stia trattenendo. 今の私はね、Natsuhiko と Yuri を見守ることの方が。そうか。E c'è riuscita in qualche modo. Ok. Quindi ho sbloccato anche l'altro.
No, aspetta. Qui che cos'era invece? Ah! Eh sì, perché ricordiamoci che c'è sempre quella questione che dipende anche per l'appunto dal punto di vista di chi ha la memoria. Ok. Oh. Eh sì, è una delle memorie che abbiamo bloccato, giusto? Mizzica, quello che amo. Questa è molto, molto diretta. Dovrebbero essere questi, sì. Quando? Dove, come? Ah, e poi forse sarà Yuri, vediamo. Ecco, guarda anche la faccia di Natsuhiko qua. Ma tu guardalo. Ah, ok. Ah, pure. Wow, i tradimenti. Oh, mi fa piacere vedere quanto siano caratterizzati questi qua. Ragazzo A. Ragazzo B. Ragazzo C. Vabbè, ragazzino sarebbe. Ecco, è qua Mashiro. Vabbè, sarà Yuri. Sarà Yuri. Cioè, lei ci ha anche provato a non parlarne, però se gli altri continuano. Calmi, calmatevi, siete piccoli. Ah, vabbè, siete piccoli, ecco. In effetti. Ah, no, giusto, perché tutti la considerano un ragazzo. La considerano un ragazzo. Ecco, appunto, ecco, sa. Pugni? Certamente non io, Baka. Ecco, ci mancava il Baka qua. E sarà Yuri. E ovviamente Yuri. Guardate la faccia di Yuri qua. A questo punto, alla grande, recuperato praticamente buona parte del deficit. Quindi sì, deve essere perché era troppo distante il computer dal troppo vedo che anche che già qui Natsuhiko sapeva prevedere il futuro in qualche modo strano. Baka. No, ti prego, Mashiro, non far intristire Yuri così. Oh.
それからね。ん？どうしたの？なんかマシロちゃん、ふっとしてたみたいだから、私のお話。え？全然そんなことないよ。ちょっといろいろ考えてただけ。うん、まあ、ユーリちゃんはもっと自分に自信持たなきゃダメだよ。私もそう思うんだ。だけど、うん、あのね、うん、ずっと悩んでたの。友達ができなくて、うん、夏彦くんが最初の友達になってくれたけど、それからできなかったし。In effetti poi Yuri non è che abbia fatto tutti questi grandi amici prima di entrare nel labo. Solamente Mashiro e Natsuhiko. だから友達の作り方とかわからなくて。こんなに可愛いのに変だね。可愛い？可愛い。え？あれ？なんか変なこと言った。そんなこと初めて言われたよ。でも私なんかよりマシロちゃんの方が可愛いよ。うん。いや、でもユリちゃんの方が可愛いよ。うん、マシロちゃんの方が可愛いよ。ユリちゃんの方が可愛いよ。No, tu sei più carina. No, tu sei più carina. Tu. Adesso arriva Natsuhiko. Ferme voi due. マシロちゃんの方が。Madonna, si stanno arrabbiando sul serio. Meno male. Oh, non sapete neanche quanto. Più nel futuro. Vabbè, vabbè. E Natsuhiko però non si presenta proprio, eh. Quindi abbiamo, ok, questo. Poi abbiamo Grateful Dead. Ah, il test del coraggio, è vero. Ah, eccolo qua, quando sente la voce. Giusto, giusto, giusto. Mm-hmm. Ovviamente qua. Sarebbe l'ospedale questo. Mm. 6 anni dopo, eh. 6 anni dopo il tragico incendio di Rokumi City. Voglio vedere questa, il fantasma a questo punto, vediamo. Madonna, Natsuhiko, comunque sia, che faccia del cazzo che hai proprio, proprio, te lo devo dire. Anche se sei bambino, che faccia. ところでさ、夏彦、ここってもともとは何の建物だったの？病院だよ。じゃ病院なんか何年前に、ma secondo, quindi qua sentiamo la voce di Wataru per caso, perché spirito non può essere quello che stava già, che si è creato nel labo, non può essere lui. Quindi Wataru, perché abbiamo sentito anche Wataru in un certo punto, e magari vediamo se spiega questa storia. Forse sì. Ecco, ho parlato con il mio amico del fatto che sono stato extend. Vabbè, comunque sia. Mi ha detto che dovrebbe esserci spiegazione anche di quello. Vediamo. Sono yure wa ikiteru hito o mitsuketara toritsuite koroshichau toka. Rokumeishi no nana fushigi no naka ni mo aru nda yo. Koko ni yurei ga deru tte uwasa ga sa. Boku no tomodachi no tomodachi mo mita tte itte ta shi. E vabbè, conosce un ragazzo, una persona che conosce una persona che l'ha visto, che la figlia dell'est mio padre comprò, cioè vabbè. Ci mancava soltanto la musica di Beautiful, eravamo della faccia. Basta con quella faccia, Natsuhiko, basta. E basta anche con quella faccia. Ma io, con questo dito qua. E tra l'altro, quell'atteggiamento ce l'ha anche da adulto. Vabbè, non la faccia così, però il dito così sì. Anche se ma Mashiro wa soto de mattete mo ii kedo. Se kaku kita no ni sonna koto suru wake nai de sho. Na de sho. Ora iko, Yuri. Possiamo togliere la faccia di Natsuhiko così, grazie. Niente, oh. Vai,
musica inquietante, vai. Niente di qua, niente di qua. Bene, direi che potremmo anche andare. E purtroppo sì. No, no, questa no. Cioè, i fantasma no, ma i morti sì. Ecco, vediamo un pochino a Wataru per caso. E mi sa tanto che Wataru. Sì, sì, sì. Sì, quella è chiaramente Wataru comunque. Credo che sia Wataru. Sì, dovrebbe essere lei. Mizzica. Vabbè, tutti che urlano. Ma quindi, allora, abbiamo capito che lo spirito è stato prodotto con l'amplificazione, essenzialmente con l'amplificazione, con l'amplificatore WX che è andato fuori controllo, con Yuri anche, comunque sia, che si è creato uno spirito grazie all'energia BC di Yuri e anche di altri a questo punto, direi, visto quello che è successo durante gli eventi del labo. Ma Wataru esattamente perché rimane? Forse, aspetta, forse perché effettivamente si parla di energia, anche se non sbaglio Ena ha anche parlato di come i pensieri, l'energia possono rimanere a mo' di fantasma anche in seguito. Però qua sono passati 6 anni e può rimanere per così tanto tempo. Cioè, è quello che vorrei capire, anche perché non è l'esplosione non è stata provocata, l'incendio è stato provocato da un'esplosione di un tipo di un amplificatore, comunque sia. Però forse per l'irradiazione della malizia, forse quello ha aumentato comunque la DBC. Potrebbe anche darsi. Però 3 anni. Non lo so, perché rimane comunque la voce di Wataru? Cioè. Ed eccoci qua. Ah, pure. Sì. Motto Natsuhiko ma hanashikakete. Wakatta. Narubeku doryoku suru yo. Mata sono kotae? Na. Ya, tekitou ni kotaeteru wake janai nda kedo. Ma ii yo. Kitai shiteru kara ne. Sore ja ne Natsuhiko. Mata. E qui invece abbiamo tutte le riflessioni di Mashiro qua, belle. Belle solitarie. Oh, Mashiro-chan? Chi è? Miyoko! E che ci fai qua? Ah, gomennasai. Odorokasete shimatta wa ne. Miyoko che non è al labo. Miracolo. Ah, Hakase? Dou shitan desu ka? Mashiro-chan to hanashi ga shitakute. Yui no koto. Anata ni wa mou sukoshi. Ah, ok. Vediamo. Sì, chiamiamoli genitori molto stringenti, sì, genitori molto severi, sì, chiamiamoli così, va bene. Sì, diciamo che non è che lasciava raramente la casa, diciamo così, va bene. Sì, diciamo così, va bene, mio. Natsuhiko to issho ni kurasaseru no wa sukoshi kore wa Yui no tame de aru shi. Natsuhiko no tame demo aru to omou no. Natsuhiko no tame. Ano ko wa 他人に対し少し冷たすぎるところがあるでしょ? Oh, beh, sì. ゆりちゃんやましろちゃんを除けば、ほとんど人に気を許すことはない。 他人の心を洞察することには長けているくせにね。 はい。 No, mamma. Mashiro.
cioè ha ragione lei, però e che cacchio. Da che do, sore wa jitsu wa ne Yui to magyaku no tokusei nano. Yui wa tanin no kokoro o dousatsu suru chikara ga kyokudo ni hikui kedo tanin to no tsunagari o hoshite iru. Sonna futari o hiki awase reba saishu wa shoutotsu suru kamoshirenai kedo tagai ni tarinai tokoro o umeau koto ga dekiru ki ga suru no yo. Ii aidea no yona ki ga shimasu. でもなんで夏彦に直接そう言わないんですか？彼だいぶ戸惑ってましたよ。いやだって私が言うとあの子すぐ反発するし。確かにそうですね。Anche per altre questioni di cui lei non poteva sapere niente di Komashiro. Sore de ne, ano futari dake ja kokoromoto nai kara Mashiro-chan ni kasugai ni natte hoshii no dakedo. A me che Mashiro comunque si comporta è di suo così, però avere anche la raccomandazione di Miyoko a far sì che Mashiro e Natsuhiko potessero diventare davvero amici. Wakarimashita. Nandemo kyoryoku shichaimasu yo. Arigatou Mashiro-chan. いつもごめんなさいね。夏彦絡みで面倒なお願いばっかりして。まあ難しいやつですからね。そのんぽー。でも私全然不満ないですよ。楽しんでやってますから。あのマシロちゃん。おおな。いつも思うんだけど。ロッドダブルフィンストップス。どうして夏彦のためにそこまでしてくれるの？Non ha fatto la domanda diretta, però non troppo lontana, perché... Doste? Eh? Hakase mo Natsuhiko to onaji de... Koyu no ni wa nibui desu ne. Ah! Beh! Bello! Ha definito un... Vabbè... Comunque sia un po'... incapace di capire le cose la dottoressa Miyoko. Eh? E qui il tema si ferma. Hakase... Non puoi dirlo così platalmente. Ah no, l'ha detto così platalmente. Oh beh. Sono danse toste? Dove de sha? Ma ima wa shinyu toste kana. So. So nano ne. E nel frattempo Miyoko. Merda, merda, merda. Luna! Sì. Diciamo che il tempo è arrivato in punto di morte, essenzialmente. Ok. Andiamo quindi a... Reina! Sì, quindi abbiamo... Giusto vedere. Quindi sono tutti 9, ok, quindi vediamo un pochino. Inutile di fare prima possibile a questo punto la povera Salio, soprattutto questo qua, che sembra essere devastante. Quante ce ne sono? 5. Vabbè, andiamo. Dovremmo essere in grado di saltare direttamente alla scena. Oh! Allora un secondo. Quindi mettiamo la risposta. Allora sì. Ok. Ok. Okay, poi andiamo avanti all'altra scena. Qui quando ho... Ah, si era soltanto uno, giusto. Cos'è che ho sbloccato qua?
Non ho visto, mannaggia. Come cacchio si chiamava? Non ho visto. Forse questo dovrebbe... Mi sa che è questo, perché dovrebbe essere questo. Questo non l'ho mai visto. Sì, 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 ok, perfetto. Meno male. Perché non ho visto il titolo? Sì, in effetti adesso cambio anche per evitare magari di non vedere, di non capire effettivamente quali siano le memorie nuove. Già adesso ho fatto... stavo per fare confusione, ok. ユイ、面白い？面白い。空は時とともに移ろい、星は季節によって変化していく。あ、おインタースティング。さあ、それならよかったわ。ところで博士、また星の話をしてほしい。え、今日も？星の話や星座にまつわる神話は好奇心が刺激される。そう。それじゃあね。あれは夏の大三角形、三つのアルファ星によって描かれるアスタリズム。三つの星の名前はそれぞれこと座のベガ、わし座のアルタイル、白鳥座のデネブ。日本ではベガとアルタイルは特別な星として認識されているわ。特別な星？七夕の伝説というものがあるのよ。レジェンダに七夕伝説アパレティプロで間違いの。ベガは織姫、アルタイルは彦星と名付けられ擬人化されているの。織姫と彦星との間には天の川があり、一年に一度しか会えない。パラディシアコラビアラッテ。愛する二人が本人の意思とは関係なく引き裂かれる悲劇。なるほど、勉強になる。Un po' freddina, vabbè, Salu. Demo, anche se comunque sia molto desideroso di conoscenza. Naze futari wa ichinen ni ichido shika ae na. Non si può. Gomennasai. Senmon igai wa watashi mo sonna ni kuwashiku nai no. Sanne. たどり着いた人間はいるの？フィクションではたくさんあるけれど、事実としては数度きりよ。Sanamente non in questo lavoro di fantasia. 1969年、アポロ11号が月に到達した。月以外の星にはまだたどり着いてはどんなものでもいい。それに関する書物を。ユイは本当に星が好きなのね。わかったわ。集められるだけ集めてくる。感謝する。さて、そろそろ終わりにしましょう。消灯時間も近づいてきたし。あ、マッサ。おお。Immagino. Yui, sore kinitta no? Kono hon wa jitsu ni alla faccia. Yondete mune ga shime tsukerareta. Konna keiken wa hajimete. Igai ne.学術書だけでは味気ないと思って戯れに入れたんだけど。え、no、え、invece quello。博士、こういう本をもっと持ってきてほしい。
アポロ計画とかの本はもういらない。わかったわ。 SF SF サイエンスフィクションよ。サイエンスフィクション作り事よ。いい虚構でもanche perché tu vivi in un racconto di finzione. Oh! No, è perché è vero. Per le persone che non possono vivere come normalmente si vive, per motivi ad esempio di salute o comunque sia di impossibilità fisica, libri, giochi, ma anche serie TV possono essere proprio il modo perfetto per poter viaggiare. Non è il caso di Salio, non ha problemi fisici, però è comunque bloccata al lago, quindi non può viaggiare. L'unico modo per poter viaggiare per lei, soprattutto vista la stanza, per fortuna che l'area zero comunque sia almeno è bella da vedere, ha piante, ha il cielo anche se finto, ha dei colori. Stanza di Salio invece è di un asettico sconfortante. E pensa che poi le vivrai davvero quella, vivrai delle avventure importanti. Bene, e adesso andiamo qua alla fine della strada, dove abbiamo essenzialmente quante? 300 scelte? 300 scelte, sì. Quindi ok, direi di fare i salti direttamente. Ah, qui è la seconda risposta questa volta, eh? Vediamo. Sate, non so da. Bezni sore demo i. Ah. È sempre prima risposta, quindi. Ok. Quindi sempre da uno, anche quando non sempre, perché in effetti qui è tutto normale. Non c'è. Non abbiamo tendenze né negative né positive verso alcuno dei protagonisti, quindi vediamo. Satsoda! Ok. Tashikani kawaii namae. Saryu to wa フランス語でやーと挨拶の言葉、すなわちコミュニケーションの始まり、私の頑張りを後押ししてくれそう。頑張りってコミュニケーションを取ること。そう、私はあなたたちと仲良くしたいと思っている。正直そういうのはとても苦手だけど。何言ってんの。そうそうだよねえ夏彦。Dai, Natsuhiko? Sì. Ma sì, direi. Andiamo avanti. Qui è quando, ahimè, Natsuhiko è per l'appunto. Guarda la sua. Demo, mamori tai to you no. So ka. Ma, nan ni shitemo onna no ko ni mamorareru hodo. Oh, vabbè, questo è il Natsuhiko degli inizi della rotta before, ma tu non sai quanto è forte Salio. Lo capirai poi, ma tu non sai quanto è forte Salio. Sore ja, sorosoro modoro ka. Ok, andiamo avanti. Qui quando sono usciti tutti in giro assieme. Vai. Tutto in alto per tutti quanti. Sì. Ah, sì, quando finalmente Natsuhiko ha sciolto, ha distrutto le barriere. Vediamo
secondo come sta andando qua, perché mi sa tanto che comunque sia qui. Oh sì, ci siamo. いい感じだね 誤解も解けてこいつは新たな友情の始まりだね e direi そういうことを言うの con quella faccia Mashiro non rovina alcunché. 友情素敵な言葉え夏彦とマシロに問う comunque davvero ripetere cioè, anche se sto rivedendo solamente pezzettini perché comunque sia la maggior parte di queste memorie le abbiamo già viste anche abbastanza di recente, rivederle con tutto il contesto nuovo, comunque con tutto il contesto fa un certo senso, fa un meglio fa un certo non senso quanto effetto però. Oh, madonna, questa scena, ma guardatela. È vero che la prepara anche per Yui che non esiste, però... Oh, fantagruelica. Sono con Natsuhiko qua. Wow. E beh, vabbè, effettivamente, via! Livelli alti per tutte e tre. Non per Yui, perché tanto non esiste in questo momento. Cioè, per Natsuhiko sì. Vabbè. Ano, arigato, Masiro. Ma anche solo per vederlo. Per il cibo poi. Mashiro. Watashi. Mashiro ga. E Alice. Qui è quando Natsuhiko e Salio parlano dopo che Mashiro è scappato. Sarà sempre alto. Se, uguale, alto per tutti e tre, non cambia niente. Natsuhiko. Natsuhiko è watashi o. Ah, boku nari ni ne. Ochitsuite kangai o. Erano, mi ricordo, pensavo che fossero di più. Ah no, no, ecco, ecco. Oh, ecco qua per l'appunto. Quindi altre memorie. Sì. Eh sì. Quindi abbiamo due memorie che dovrebbero esserci. Vediamo. Esperimento terminale. Vivere di nuovo. Ok, perfetto. E vivere di nuovo mi sa. Vediamo. Ah no, allora. Esperimento terminale. Ok, ok. Sì. Watashi mo shinjiru. Mashiro wa uso o tsuitei nai kara. Wakatte kureru? Jitsu wa sakki kara Arisu wo Mashiro no kao ni fo obie ya kongan no hannou wa atta kedo, sore igai no hannou wa nakatta. Souka. Saru ni totte wa sore ga empathy mitai na mon. Diciamo. Dei trasferimenti da società Nagisa a lei. Mm.
Ah sì, certo, certo che ce le ha. Oh sì. Mashiro. Anata wa in. Futari ga watashi no hanashi o chenjite yoyaku hotto hito anshin dekita. Watashi mo anno shita. Mashiro ga hontou ni shoujiki de. Mashiro, hitotsu vediamo. Quando è andato a chiamare, se non sbaglio, Yuri. Poi, sì, 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 giusto, giusto, Yuri. Perché poi, tra l'altro, durante quella chiamata c'è stato un altro salto temporale dal passato al presente della Root Before Me. Sì. Sì, tra l'altro, ora che ci penso, come effettivamente? Oh, cacchio, è vero! Cioè, quando ha chiamato Yuri, essenzialmente ha chiamato casa. No, aspetta, non c'era nessuno che potesse rispondere, quindi. Quindi, se ne immagina. Anche perché, tra l'altro, deve stare molto forte l'immaginazione di Natsuhiko causa trauma, perché non c'è nessuno che possa rispondere. In modo tale che ci sia comunque che la cornetta si alzi a casa nonostante non ci sia nessuno, solo per questo. So. No. Quindi sente squillare, ma poi all'improvviso parte di nuovo. Oh, giusto. In effetti ci sta. Yuri te donna kodatta no? Ah, vai di domanda molto pesante. Cioè, che altro per visto che parla di Yui. Kawaikute. Sugoku sugoku yasashikute. Watashi no akogare no onna no ko datta. Natsuhiko ni totte wa? Natsuhiko ni totte wa chotto chigatte ta kana. Akogare tte iu yori mamotte agetai onna no ko datta mitai. Demo mamore nakatta kara sa. No, ma poi sì. Sono jijutsu o ukeirerare nakatta Natsuhiko. Vabbè, tanto in effetti Saliusa, cioè Saliusa della condizione di Natsuhiko, quindi. E diciamo che Mashiro comunque dà qualche altro dettaglio. Natsuhiko wa ima demo. So. Mashiro mo Yuri ga ima mo daisuki da yo, mochiron. Natsuhiko no suki to. E tu ami Natsuhiko? Sari ni wa mada hayai kana. Ah, ma sì, giustamente perché ha 13 anni. So demo nai. No, non penso. Hakase to Mashiro no tsugi ni suki. Mashiro wa ima. Perché perché non ha concorrente. Cioè, diciamo. Punto. Maledetta Alice. Tu hai letto i fiamme. Volevo dire i tuoi sensori. E Saturno in questo momento ci sarebbero apparsi con i Magatama e i Luke. Vabbè, lo sappiamo già, però. E Salio in effetti anche, per molti versi, anche grazie a Yuri che le ha cancellato le memorie dell'anno.
謎を解く楽しさ。謎は決して解けないってことを知る楽しさもあるかな。Per quanto riguarda Salio, no, poi li troviamo, poi li scopriamo. Natsuhiko ga kaete. Yabai, chidori shio. Dou shite? Hazukashii kara da yo. Ii kara nenasai. E direi, vediamo un attimo il tempo qua. Sì, vabbè. Allora, a questo punto io direi di andare un secondo su andiamo su di lui, Mizzica, tutti questi altri. E come mi sa che si blocca volta per volta allora. Eh sì, per forza di cose si bloccano volta per volta. Quindi un secondo che metto proprio il primo, così salvo. E direi a questo punto che di terminare qua la puntata per oggi, che è un'ora e mezza. Abbiamo iniziato tutti i vari extend. E se tutto va bene, la settimana prossima si chiude per davvero la serie riguardante Root Double. Speravo di terminare oggi, ma ovviamente sono un imbecille, quindi figuriamoci. No, domani niente, poi si torna per l'appunto, se tutto va bene, venerdì. E la serie dedicata a Tokyo Mirage Radio Session Sharp Fee tornerà invece lunedì, se tutto va bene, lunedì alle 22.15, torna anche quella. Vi ringrazio per la presenza, spero che metterete il follow qua, oppure magari il like quando sarà caricato su YouTube. Spero veramente di caricarlo il prima possibile. Mi dispiace per i problemi iniziali, però almeno quelli si sono risolti, quelli della diretta. E ci vediamo alla prossima, con Watase e... chissà che altre scoperte delle sue memorie, magari quelle, magari su Wataru, sarebbe l'ideale.